Ha letto la circolare che ho mandato io sul liceo infantile? Certo. Che fa domenica? Eh? No, dico domenica, no, è la festa della Madonna e Santa Maria, che fa? Vado a teatro. Ah. A vedere che è? Offenbach. Ah, già, è vero, c'è Offenbach. Bene. E insomma... bene, benissimo, allora... Io la ringrazio, arrivederci, ero venuto appunto per... Lo sappiamo. Il signor ispettore, come sapete, è venuto da Roma per parlarci del manifesto della razza, firmato dai più illuminati scienziati italiani. Egli, e noi ne siamo onorati, ci dimostrerà che la nostra razza è una razza superiore, la migliore di tutte. Seduti, bambini. Prego, ispettore. La nostra razza, vero? È superiore. Certo. Prego. Grazie, la nostra razza è superiore. Appunto, sono venuto da Roma, testé, ora, per venire a dirvi a ciò che voi sappiate, bambini, che la nostra razza è superiore. Sono stato, appunto, scelto io dagli scienziati razzisti italiani a ciò che dimostrarvi quanto la nostra razza sia superiore. Perché, bambini, hanno scelto me? Ma dico... C'è bisogno di dirlo. Dove lo trovate uno più bello di me? Dove lo trovate uno più bello di me? Giustamente si è fatto il silenzio. Voi avete davanti un'originale razza superiore, ariana purissima. Bambini, partiamo da una cosa che uno magari dice che vuoi che sia, no? L'orecchio. Guardate qua, guardate la perfezione di questo orecchio. Padiglione auricolare sinistro con campanula pendente finale. Guardate che roba! Cartilagine mobile, pieghevole. Trovatemi due orecchi più belli di questi, io me ne vado, per carità, però me li dovete far vedere. In Francia se le sognano due orecchie così. Bambini, le razze esistono, e come? Ma andiamo avanti, vi voglio far vedere un'altra cosa, bambini. Attenzione! Attento, ispettore! Da Roma! Da Roma! L'ombelico! Guardate che bello ombelico! Che nodo! Ma non si snoda neanche con i denti! Ci hanno provato gli scienziati razzisti! Niente, non si snoda! Questo è l'ombelico italiano della nostra razza! Guardate che roba! Guardate la muscolatura! Cipite! Bicipite! Tricipite! Guardate che bellezza! Guardate l'anca! Guardate che movimento! Guardate che roba! Signori! Signori, io ora vi saluto, vero? Perché me ne devo andare. Buon appuntamento, mi è venuto proprio in mente ora. Devo fare un'uscita ariana. Io vi saluto, arrivederci l'ombelico! Principessa, ci vediamo a Venezia.